Cuneo si tinge di nero per le riprese di un film horror, così la piazzetta del comune diventa il set di un lungometraggio. La scena del film a cui abbiamo assistito vuole rappresentare un aperitivo fra amici in un paese dell'est. Noi eravamo lì e abbiamo incontrato il regista fossanese Paolo De Matteis, al quale abbiamo rivolto alcune domande. Si dice dei registi dei film horror che siano un po' matti, almeno così dicevano di Dario Argento. Tu ti senti così? Sì, ma perché per me è un pregio, quindi non lo vedo come un difetto la pazzia, anzi, semplicemente solo magari una lettura diversa delle cose, quindi sì, mi piace che se lo mettessi in discussione, cercare qualcosa che stimola, hai capito? Fare horror vuol dire poi semplicemente questo, cioè stimolare sensazioni forti, perché poi è come fare uno sport estremo, lanciarsi da un paracadute. La gente va a vedere gli horror per quel motivo lì, perché in quel momento vive un'adrenalina da sport estremo, però grazie a Dio seduto, tranquillo, sul divano. Il titolo del film? In realtà è un working title, perché tutti pensano che il titolo è una cosa che si sceglie all'inizio, no? Ma in realtà no. Fino all'ultimo momento uno è sempre lì che pensa, perché anche per strategie di marketing, ma poi perché comunque vuole vederselo, no? Per noi adesso è the plan. Per ora? Sì. Ma non è definitivo? No. Work in progress, quindi... Sì, mi do questa libertà di deciderlo anche all'ultimo minuto. Questo film comunque lo porterete anche all'estero, giusto? Sì, sì, noi giriamo tutto in inglese, ovviamente per avere più mercato, per poter andare a vari concorsi internazionali, e poi lo doppieremo per il mercato italiano, per il cinema italiano. Abbiamo ascoltato la voce del regista fossanese Paolo De Matteis.